veramente molto interessante. È un linguaggio veramente nuovo, ci sono ancora delle arie del vecchio schema, ma abbiamo già un linguaggio molto più evoluto, si sente un Verdi più moderno. Anche se forse dal grande pubblico non è così conosciuta, però arriva in un momento dove Verdi sta esplorando nuove tecniche compositive. È un uomo che ricerca continuamente il dialogo, ricerca continuamente la pace, lo vediamo già nel primo duetto con Fiesco. Sai, le favellasti, prigioniera geme in quella magionaria. Simon Boccanegra è solamente un corsaro che viene nominato doge, lei si scopre figlia del doge, ma è sempre molto combattuta. Quindi la cosa difficile è riuscire a dare alla gente questa immagine di Amelia, che non è Amelia e poi Maria, che non è solamente la figlia del doge, ma è una persona cresciuta in una situazione, in una famiglia che è contro quello che poi scopre essere suo padre. Tendono a pensare a lei come la fanciulla innamorata che cerca ovviamente di raggiungere l'amore, di sposare Gabriele, eccetera. Ma in effetti è terribile la situazione di Maria, perché lei stessa non sa chi è. Sono i momenti in cui Simone ha la relazione con le masse, quindi senz'altro la scena del consiglio è un momento focale dell'opera e anche del mio ruolo. Lo vediamo dalle scenografie, che sono veramente contemporanee. I costumi sono costumi dell'Ottocento, quindi abbastanza di un periodo abbastanza vicino a noi, ma contemporaneamente i movimenti, l'impostazione anche dei personaggi sono abbastanza classici.